Salve gente, benvenuti finalmente in questo nuovo video. E siamo proprio nel 16° episodio, se non erro, della serie di Lunar. E siamo qui ovviamente per proseguire. Nell'ultimo episodio abbiamo fatto qualcosa di veramente incredibile. Abbiamo riportato in vita, grazie ovviamente all'aiuto di Eternal Sun e non solo, proprio Red Sun. Ora è tornato. Dobbiamo ancora vederlo al 100%, abbiamo solamente visto durante il rituale, ma credo che avremo l'occasione a breve. Perché ora, a parte qualche cosa misteriosa che riguarda per esempio Leak e non solo, il nostro obiettivo ricordiamo che rimane ovviamente sconfiggere Lunar, scoprendo anche cose di più riguardo lui, suoi misteri, i suoi segreti insomma. Però meglio se entriamo subito nel mondo, perché abbiamo anche un po' di strada da fare, ci troviamo ancora nel Nether. Andiamo avanti. E infatti eccoci qui dove ci siamo lasciati l'ultima volta, proprio qui dopo, poco dopo aver fatto il rituale di Red Sun. Il nostro obiettivo ora in realtà è abbastanza semplice, dobbiamo semplicemente andarcene dal Nether, dando un'occhiata in giro, facendo attenzione, ma il nostro obiettivo non è così complicato ora. Dobbiamo semplicemente andarcene a questo luogo, incontrarsi magari con gli altri, con Irbe e gli altri ovviamente. Quindi attenzione. Eh sì, perché qui abbiamo un po' di strada da fare, credo che utilizzeremo ancora una volta un Ender, però la prossima volta, a meno che non sia un'urgenza, converrebbe fare questo percorso da lì e scavare i blocchi. Quasi quasi potremmo farlo ora, quasi quasi. Se abbiamo un po' di blocchi, non tanti purtroppo. Quindi magari la prossima volta che abbiamo dei blocchi possiamo iniziare qui a fare un percorso. E magari, ecco, così ogni volta non dovremo sprecare blocchi o ender per l'appunto. Però per questa volta toccherà fare proprio in questo modo. Vediamo di non fare fail, perché se no eviteremo così di sprecare totem o quant'altro. Ecco appunto, maledizione. Questo è quello che non doveva accadere. Cerchiamo di non fare altri fail, perché se no sprecheremo enderpearl e non solo. Purtroppo calcolare la gittata dell'enderpearl non è che sia così semplice. Ma infatti non sono capace. Forse era effettivamente meglio fare l'altra strada. Spero di non essere l'unico che non è capace di utilizzare l'enderpearl. Quindi inizio episodio non ottimale, ecco, possiamo dirlo con tutta onestà. Spero che nessuno ci abbia visti a fare questo fail. Comunque ci siamo arrivati precisamente qua, quindi molto bene. Sì, esatto, esatto, siamo qua. Prossima volta almeno se facciamo il percorso normale, più che altro almeno anche non dovremo sprecare altre ender per rischieremo di cadere. Anche perché lì è abbastanza buio ed è facile fare fail. Comunque sì, vediamo di andare di qua ora, stando ovviamente attenti, perché adesso qui i pericoli del Nether non lo so. In molti vi devo anche ringraziare per questo, sia per i suggerimenti, per le teorie, ma anche e soprattutto per i like, non dimenticate i like. Dicevo, vi devo ringraziare perché, avendo sconfitto Magmors, avete detto che potrebbero anche essersi risvegliate altre entità che erano state sconfitte. E sto parlando proprio di Red Steve o qualche altro essere. Tra l'altro, proprio da questa parte, se vi ricordate, era sparito Leak. Cioè, mi avete detto che qua potrebbe anche esserci un passaggio segreto. Però, come vedete, cioè, c'è una parete. Come cavolo facciamo a attraversare questa parete se c'è una parete? Non si va da nessuna parte qua. E non vedo nemmeno altri luoghi. Cioè, se noi andiamo di qua, vedete, c'è la parete, non possiamo di certo andare avanti. La parete è so... Stavo dicendo, la parete è solida. Ma che cavolo? Abbiamo attraversato la parete? Cosa cavolo è successo? Questa parete è finta. Si può attraversare? E oh mio Dio, qui c'è un passaggio segreto? Cosa cavolo abbiamo appena scoperto, così a caso? Ecco dove è andato Leak. Ha usato questo passaggio per sfuggire. E qui dove cavolo si va? Qui si scende tantissimo. Guardate che roba. Si scende tanto qua, dove si va a finire? La fortezza continua qua sotto e va a finire da qualche parte. Oh mio Dio. Abbiamo appena scoperto per sbaglio un luogo segreto praticamente. E questo luogo potrebbe anche riguardare Leak. Oppure qualche altro mistero. Guardate qua che luogo assurdo. Cioè sembra essere un tempio questo. Sembra essere veramente un tempio segreto. Attenzione quindi, perché potrebbe anche essere pericoloso. E qui c'è un varco addirittura. Tempio segreto con varco. Scoperto così a caso. Nei commenti ditemi cosa ne pensate di questo tempio, se avete già visto qualcosa del genere, perché non ho mai visto nulla del genere io. E l'abbiamo scoperto così per sbaglio, quindi effettivamente Leak sapeva cosa stava facendo.
era andato in quel varco, cioè in quella parete misteriosa, e in realtà nascondeva un passaggio. E nascondeva proprio un passaggio segreto in quella parete. Cosa veramente assurda questa. Chissà dove porta questo passaggio qui. Potrebbe portare proprio un'altra dimensione. Ok, ovvio, non possiamo entrare adesso così da soli, a caso. Questo mi sembra ovvio. Però teniamo bene a mente questa cosa, perché potrebbe chiaramente essere molto interessante. E quasi quasi dovremmo, anzi potremmo chiedere qualche informazione a Irebrei, magari, no? Che è nostro alleato e amico. Potremmo provare a chiedere a lui se sa qualcosa. Magari verremo qui con lui e ci dirà qualcosa in più. Meglio se andiamo via ora, assolutamente. Dato che questo comunque non mi sembra un luogo sicuro. Ok, proviamo a attraversare la parete. Andiamo contro. Come si fa? Abbiamo fatto così, ok. Sì, basta andare contro la parete e si può attraversarla, in sostanza. Va bene, va bene. Ok, direi che ora possiamo andarsene qui. Andiamo verso l'uscita e cerchiamo un attimo di capire che cosa possiamo fare ora. Dobbiamo incontrarci con gli altri e credo che, come abbiamo detto prima, la cosa più saggia sia appunto cercare qualche traccia di Lunar, perché in tutti questi giorni che noi abbiamo trascorso tentando di portare in vita Red Sun, sconfiggendo Magmors, Lunar sicuramente avrà fatto qualcosa. Però anche noi ora saremo più forti, perché Red Sun è dalla nostra parte e non è da solo, ovviamente. Andiamo di qua, dai, dovremmo essere quasi arrivati, sì, di qui, e poi saremo arrivati praticamente alla parte della fortezza principale e saremo a buon punto. Tra l'altro, prima di uscire facciamo una cosa, prendiamoci un po' di Netherrack per i totem di Irving, quindi approfittiamo un attimo, facciamo così e raccogliamo tutta la Netherrack qua che abbiamo appena distrutto. Così sicuramente non avremo problemi a creare altri totem di Irving, per quanto riguarda almeno la Netherrack, ovviamente. Comunque ci siamo, dai. Ci aspetta un po' di strada ora, nemmeno troppa, anzi mi sa che ci conviene. No, vabbè, andiamo di là, dai, facciamo la strada solita. Credo che sia meglio fare così. Quindi sì, passiamo di qua. Facciamo anche attenzione, ovviamente, che non ci siano strani esseri. E poi dovremo raggiungere il portale, quindi nulla di troppo strano. Ok, siamo praticamente arrivati, in teoria. Direi di sì, perfetto. Raggiungiamo il portale, usciamo e vediamo anche se è giorno o notte, se c'è qualcosa di strano in cielo, no? Queste cosettine qua. E poi vediamo anche di metterci in contatto con Irving, nel caso tutto fosse tranquillo. Ok, siamo fuori, siamo fuori. Primo impatto, tutto sembrerebbe essere tranquillo qua. Forse mi sa che siamo... No, eravamo al tramonto, mi sa, vedevo il cielo leggermente rosso, quindi mi sa che eravamo al tramonto, adesso però il tramonto è finito ed è totalmente notte, come potete chiaramente vedere, quindi ok, non vedo nessuno, direi che possiamo andare un attimo alla base per posare alcuni oggetti, tipo un po' di Netherrack per i totem, e poi potremo magari tentare di contattare Irebrain tramite la croce, fare una domanda, qualcosa del genere. Quindi sì, semplicemente lasciamo qua la Netherrack e anche qualche altro blocco, portiamoci giusto il minimo essenziale. E direi che così può andare. Abbiamo poca pietra muschiosa, però vabbè, quella... No, vabbè, un po' ne abbiamo. Direi che va benissimo così. Andiamo comunque alla croce a fare una domanda a Irving, chiedere se è qui, ovviamente. E poi chiederemo anche se potrà venire qui dove siamo noi ora. Così almeno potremo parlare con lui. Eh sì, vorrei fargli proprio una domanda anche. Immagino che sapete cosa. Qui mettiamo sì e qua mettiamo no. Direi anche di spostare la scatoletta, che qui rompe un po' la visuale, e potremo quasi quasi posarla tipo qui, almeno sarà sempre qui disponibile. Cibo non abbiamo molto, quasi quasi, finché attendiamo la risposta, se c'è qualche blocco di grano direi di prenderlo, che è molto importante. Ne dovremmo avere un po' alla base, però ecco, meglio prendere un po' di più e fare qualche panino in più, ecco. E quasi quasi, già che ci siamo, prenderei anche un po' di legno, sinceramente, perché non ne abbiamo nell'inventario, sapete, avere un po' di legno extra potrebbe sempre servire, ovviamente. Prendiamo questo qua, distrutto dalla casa, così almeno non distruggeremo altri alberi che potrebbero servire per nascondersi, ripararci e quant'altro quando appare qualcuno in cielo, tipo Lunar, senza entrare nello specifico. Intanto ho risposto sì, ok. Chiediamo se può venire qui e poi direi che possiamo anche riprendere quello che stiamo facendo. Vediamo se risponde, e se risponderà sì, ovviamente mi aspetto che effettivamente appaia da queste parti. Abbiamo intanto l'altro legno,
e direi che così potrebbe già andare bene, ecco, un po' di legno potrebbe sempre servire molto bene, quindi vediamo se risponde. Dai, intanto prepariamoci anche una frase. La frase che diremo sarà semplicemente questa: ho trovato un passaggio segreto e un portale nel Nether. Tu sai che cosa sia? Sai qualcosa a riguardo? Ecco, comunque si è detto che può venire qua, quindi direi che possiamo togliere i vari cartelli e attendere il suo arrivo, che immagino sarà a breve. Molto bene, sembra stare bene, non è successo nulla in sostanza. Inizio tutto tranquillo. Chissà che fine ha fatto Red Sun, forse lo vedremo all'alba, però mi sa che abbiamo visto il tramonto, quindi per l'alba dovremo ancora attendere un pochino, Forse vedremo prima Eternal Sun, chi lo sa. È vero, perché loro che fine hanno fatto, Stiamo attenti, in sostanza. Anche se qui fuori tutto è veramente molto tranquillo. Ecco intanto Irben, quindi molto bene. Sì, effettivamente Lunar, nessuna traccia, Scriviamo comunque quello che abbiamo preparato prima a Irben, così potrà rispondersi, ovviamente. Eccomi qua. Ed ecco quello che gli abbiamo scritto anche. Eh sì, comunque dicevo, è vero, Lunar è da un po' che non lo vediamo. Ok che siamo stati impegnati anche nel Nether, però insomma, meglio se facciamo attenzione, perché veramente Lunar potrebbe essersi impegnato a fare dei totem, rituali e magari anche a sacrificare qualcun altro. Interessante, dovremo controllare, Non credo non sappia molto riguardo, però come avete appena visto, Irben sarebbe interessato a voi, a controllare, Mi sa che sta avvenendo qualcosa là, Mi sa che sta proprio avvenendo qualcosa. Andiamo al santuario, sì, andiamoci subito, perché mi sa che si sta attivando qualcosa proprio là sopra. Meglio se andiamo anche noi a controllare, no? Magari incontreremo, ecco, Eternal Sun, Red Sun o qualcuno. Ok, andiamo, dai. Ti porti te da sopra? Dobbiamo fermare Lunar. Dobbiamo forse cercarlo. Ah, ok. Effettivamente è quello che stavamo pensando anche noi, no? Che fine ha fatto Lunar? Dov'è? Forse è meglio cercarlo per capire che sta facendo e se dobbiamo fare qualcosa, tipo fermarlo, intervenire. Comunque, ok, eccoci qui sopra santuario e oh mio Dio, c'è Red Sun qua, C'è proprio Red Sun e non solo. C'è anche Eternal qui. E stanno facendo qualcosa, mi sa. Da sotto non riusciamo a vederli perché erano veramente lontani. Prepariamo il rituale. Oddio, mi sa che vogliono aprire il varco. Proprio per cercare Lunar, come ha detto Irben poco fa. Potrebbe essere, Vediamo un attimo cosa vogliono fare, perché ora sono in due. E ora si fa anche sul serio, mi sa. Lunar non è stato visto. Dobbiamo controllare nella sua dimensione. Oh mio Dio, ok. Vogliono entrare nella dimensione di Lunar. Beh, cavolo, siamo in tanti ora. Siamo anche forti. Meglio effettivamente cercare Lunar e impedirgli di fare qualcosa. Direi che è una mossa molto saggia questa. Potremmo assolutamente procedere in questo modo. Siamo pienamente d'accordo. Alla fine, grazie a questo tempio di Eternal Sun, questa cosa è facile da realizzare, ma un po' pericolosa. Possiamo farcela. Porteremo la luce in quel luogo oscuro, esatto, Red Sun, cavolo, è proprio l'opposto di Lunar, perché Lunar vive nei luoghi oscuri, porta all'oscurità. Red Sun è il sole, quindi illumina l'oscurità sconfiggendola. Metafora molto interessante questa, però dovrebbe anche corrispondere alla realtà. Però basterà il suo potere a sconfiggere Lunar. Voi ci pensate all'attivazione? Ah, ok, ci ha dato anche qualche test, sì. Abbiamo uno stack e due ora, sicuro, sì, ok. È vero, dobbiamo posizionare le teste di sotto, ovviamente, qui, per attivare il rituale, ovviamente. Ok, teste direi che le abbiamo assolutamente messe. Dovrebbe essere completo così, e Irving in teoria dovrei pensarci alla parte opposta. Qui la nostra parte diciamo che l'abbiamo fatta. Attendiamo un attimo Irma, anche se da qui mi sa che, esatto, non si caricavano le teste, quindi in teoria le teste ci sono. Ha fatto anche lui quello che abbiamo fatto noi, quindi siamo pronti ora. Queste teste fungeranno per il rituale, verranno sacrificate, tra virgolette, e l'energia servirà per aprire il varco. Perfetto, sì. Missione compiuta, teste le abbiamo messe. Ora mi sa che rimane solamente una cosa da fare, Ovvero attivare il totem e procedere in teoria. Ok, attenzione. Ok, qua fatto tutto quanto esattamente, anche là immagino, sì.
Ok, possiamo uscire ora. E in teoria il rituale è pronto, eh? Dovrebbe Eternal Sun fare qualcosa ora, eh? Ok, andiamo qua sopra anche noi. Siamo attenti a Red Sun, ovviamente, ma è dalla nostra parte, quindi non dovrebbero esserci problemi di alcun tipo. Vediamo, dai. Preparatevi, preparatevi. Ok, sì. Ora aprirà il varco, qui si aprirà anche la strada e in teoria potremo procedere, dai. Forza, forza, eh. Speriamo di farcela, eh. Anche se in realtà dovranno. Ok. La parte difficile se la dovranno fare loro. Ok. Ora dovrebbe attivarsi lì, esattamente. Abbiamo già assistito a un rituale di questo tipo, eh. Perfetto, perfetto. Ottimo. Molto bene. Ora dovrebbe aprirsi qua il passaggio, esatto. E in teoria, ora possiamo procedere e accedere alla dimensione. Oh! Oh mio Dio, c'è Ludar! È apparso ora Ludar così a caso! Sì, a te! Oh mio Dio! Che cavolo! Oh mio Dio, attenzione, che cavolo sta accadendo? Che cavolo è successo? Cavolo così inaspettatamente! Oh mio Dio, mangiano mela subito! Che cavolo sta accadendo qua? Il varco è stato distrutto! Luna non lo vedo in cielo però, che cavolo sta... Oh mio Dio, c'è Luna, la bomba umana! Oh mio Dio! Ha attaccato Luna! No! No, sta venendo qui, che cavolo vuole? Oh mio Dio! Aspettate, guardate, guarda cosa c'è scritto, Red Sun sta... No, sta sorgendo, che cavolo! Oh mio Dio, cosa accade? Ha laggato tantissimo! Spostati, corri via, che sta succedendo? Che cavolo! Oh mio Dio, cosa sta succedendo? Cosa cavolo è successo? Oh mio Dio! Cosa cavolo è successo? Tutto bene, Eternal Sun? Oh mio Dio! Oh mio Dio! Che cavolo! Lo abbiamo trovato! Direi di sì che l'abbiamo trovato, direi proprio di sì! Oh mio Dio! Che disastro è successo però qua! Ma che cavolo! Questo non va bene. Andiamo via da questo luogo. Guarda, è distrutto tutto. Cioè, il varco sembra ancora attivo, ma è tutto distrutto anche qua. Oh mio Dio, questa cosa non doveva accadere. Ieri abbiamo fatto una brutta fine. Ieri abbiamo fatto pure una brutta fine. Ha fatto anche una laggata estrema. Meglio andare nel Nether, eh. L'Overworld quindi non è per nulla sicuro ora. Secondo loro. Guarda, anche Eternal Sun è chiaramente gravemente ferito. Da quell'attacco di Lunar. Cavolo, che disastro, eh. Che disastro. Ok, Red Sun se ne sta andando. Io. Eternal Sun deve recuperare energia perché Lunar è molto forte. Non dobbiamo per nessun motivo sottovalutarlo. Il problema è che ora dobbiamo anche riportare in vita Irwin. Come cavolo facciamo? Guarda qua, anche tutto il santuario danneggiato, distrutto al 100%. O quasi. Oddio. Non lo so, questa cosa non mi piace, Lunar si è attaccati. Potevamo aspettarci qualcosa del genere? Purtroppo sì, potevamo chiaramente aspettarci qualcosa del genere. E ora la nostra situazione qui non è di certo migliorata, anzi, è peggiorata. Dobbiamo rendersi d'aiuto e aiutare gli altri, ovviamente. Ok, tentiamo qua di scendere senza sprecare totem. Ok, in teoria così atterreremo proprio nell'acqua. Perfetto. Però dobbiamo anche andare nel Nether, quindi. Ok. Ascoltiamo quello che dicono loro e direi di accedere quindi al Nether perché di fuori forse la situazione non è che sia tranquilla. Anzi, potrebbe esserci un pericolo, giusto? Andiamo subito nel Nether allora. E ci siamo, ci siamo. Direi anche di concludere qua questo episodio. Ditemi nei commenti cosa ne pensate. Attenzione perché nel prossimo, mi sa che ci stiamo riunendo tutti quanti qui nel Nether ora. Luogo comunque un po' più difficoltoso per Lunar. Neanche troppo, eh. Potrebbe anche attaccarsi in qualche modo che lui sa fare molto bene. Però direi che possiamo attendere gli altri ora. E noi ci vedremo ovviamente nel prossimo episodio. Alla prossima, ciao!